Emanuele Attelatto, uno dei volti nuovi del Pescara, subito una prima impressione sul lavoro svolto fino ad oggi con Zeman. Avete lavorato tanto? Abbiamo lavorato abbastanza anche per iniziare bene già da domenica con la partita di Coppa Italia. Abbiamo lavorato molto e speriamo di, con oggi la partita lì, che ci serva da, per mettere in pratica le cose che ci ha insegnato il mister in queste due settimane. La squadra, i compagni sono molto, è un gruppo molto unito, anche se ci conosciamo da poco, però si ride, si scherza, quando c'è da fare, da essere seri, si è seri e si lavora insieme, quindi è un bel gruppo, mi piace. Nella prima parte di preparazione hai avuto qualche problema fisico, tutto risolto? Sì, ho avuto qualche problema, però tutto risolto. È dovuto al... Essendo giovane, essendo un po' più piccolo, ho avuto un po' di problemi del sovraccarico che mi ha pesato tanto, però ora mi sono rimesso a posto. Adesso siamo in tanti, quindi le scelte del mister saranno... Magari saranno piacevole per me, ma come sono dispiacevoli, quindi... La decisione è sempre spetta al mister e io appena mi chiama sono sempre pronto io. Questa può essere la stagione del definitivo lancio per te in Serie B con una squadra che mira a posizioni importanti, a traguardi importanti. Infatti una scelta di venire qua soprattutto per il mister e anche l'ambiente e tutto è stata fatta per quello, e quindi se vuoi rispondere alla sua domanda, sì, potrebbe essere l'anno non solo mio ma anche di altri compagni che sono qua e ce la giochiamo, vediamo. Mi sta piacendo il mister che fa lavorare tanto, allenamenti molto molto duri, non pensavo così tanto duri, però molto duri, e che lavora tanto con gli attaccanti, soprattutto gli esterni come me, quindi io ho detto voglio provare, veniamo e facciamo. Ti ha detto qualcosa Giampiero Gasperini, tra l'altro ex biancazzurro, su Pescara, sulla piazza di Pescara e anche sull'ambiente? No, non ho avuto modo di parlare col mister per questa cessione di venire a Pescara, quindi no, non è zero.